eccoci in partenza al sentiero. Attenzione qua che se andiamo a fare bocchetta all'Arici, 8, 2, 5, 40 minuti. Nicola pronto, Marco pronto, sì, Biancami pronto, si parte. 40 minuti di camminata, no, 34, e a media la velocità è ben bassetta perché è una pendenza pazzesca. Saluta il pubblico, Nicola. Ciao. Dai, che caffè, ragazzi. E siamo a buon punto. Sì. Abbiamo quasi raggiunto la vetta. Cima all'Arici. La salita non si riesce tanto a capire, però la salita è bella ripida, piena di neve, paesaggio stupendo. Abbiamo fatto un bel dislivello. Sì, però bella pesantina. Un panorama anche qui di lato, è stupendo, troppo bello. Comunque manca pochissimo, si intravede la cima. Mitico. Siamo in punta, gente, in cima. Wow, guarda sotto sul piombo. Che freddo. Ce l'abbiamo fatta, gente. A 2029. Bella. Per esempio, sa? Sì. Wow! Di solito quando faccio il tempo fino a sera è caldo. Ma il suo quest'altra volta che ha fatto, ma. Ma si vede che un termo sul tono del neve. Si è messo bene?
Andiamo. Buon passeggiata finita, abbiamo anche mangiato al rifugio d'Arici, buono il mangiare, buona la compagnia, passiamo un bel fine settimana, ci siamo divertiti. Marco che ha preferito questa passeggiata qua, mi forse che preferivo l'altra perché lo scenario gli era più interessante, però sta bene. Sta bene tutte e due. Ti Nicola, quale ti è piaciuto di più? Mi ha piaciuto tutte e due perché... Vabbè, ma te è una preferita. Allora diciamo che la stanza si chiamava Monte Zebio. Sì. Qui a... sì, è bella, però questa mi intrigava di più arrivare in cima. Bene. Poi salutiamo i Larici, zona Larici. Andiamo a casa.